ser el Barça és el millor que hi ha. Olé, olé, oh, la, la, ser el Barça és el millor que hi ha. Olé, olé, oh, la, la, ser el Barça és el millor que hi ha. Olé, olé, oh, la, la, ser el Barça és el millor que hi ha. Eccoci qua, amici di Radio Barça Italia, dal salottino del martedì sera di Radio Tiki-Taka, con me, Davide Mulas, e Luca Gaggiola, dalla pianura padana. Beppe Berlumi e Fabio Caressa. Come stai, Luca? Tutto bene? Sì, a parte che rivedendo il video non ce la faccio, troppi ricordi. Eh sì, è veramente... un gran bel rondo, eccolo lì, tanta roba. Allora, Luca, ricordiamo ai nostri spettatori che il nostro angolino durerà un'oretta, perché poi alle 10 daremo la linea a Giusy Zaffiro, che ha una puntata molto molto ricca di Barça Today con tantissime news. Esatto. Allora, iniziamo subito, dato che nell'ultima settimana abbiamo avuto ben due partite del Barça, il secondo turno di Coppa del Re contro il Cornellà, squadra di terza divisione, e poi la partita di domenica pomeriggio di Liga contro l'Elche in trasferta, che ci ha visto vincere e secondo me anche convincere. Tu cosa ne pensi? Allora, io parto dal presupposto che, come ho detto, la partita col Cornellà l'ho vista a tratti perché la streaming non che andasse molto, molto bene. Quindi non devi evitare di farmi restare per il letto, ho guardato un po' a tratti, però a me, cioè, non è dispiaciuto, perlomeno ho visto anche un'altra squadra che è il Cornellà, che si è dimostrata combattiva, ha avuto, secondo me, la sfacciataggine di affrontare come ha fatto con l'Atletico anche noi, infatti ha portata alla proroga, come si suol dire. Hanno un portiere che veramente buono, cioè di categoria secondo me. Non lo conoscevo, sono andato a spulciare un po' e vedo che scuola Cornellà per l'appunto, quindi siamo un canterano. E d'altra parte noi abbiamo fatto una prestazione un po' incolore, se non... poca voglia... un po' di presunzione. Tanti e lampi di genio, ma anche tante carenze. Due rigori sbagliati, proprio sbagliati, secondo me. Supponenza. Pessime esecuzioni, e dopo l'hanno decisa le giocate dei singoli, perché il gol di Dembélé è stato un suo spunto. Ha dimostrato ancora una volta, secondo me, che se ha il cervello attaccato, come dice Max, può fare la differenza. E dall'altra parte,
Pedri, che sempre su uno spunto di Dembélé col colpo di tacco è andato in porta e ha fatto segnare Braithwaite, è stato molto generoso. Però tutto sommato una partita non dai grandi spunti, soprattutto contro un avversario che teoricamente dovrebbe essere quello del Barça B e non del Certo, Barça Luca, C. che un po' si è avverato quello che io e te avevamo previsto sul fatto che la squadra di terza division, ospitando il Barcellona, Seconda B, comunque, seconda B. seconda B, scusa, intendevo terza serie, paragonando la serie italiana, diciamo che è una squadra che a ospitare il Barça probabilmente è un'occasione più unica che rara, e quindi Sicuramente. sicuramente molti giocatori hanno giocato la partita della vita anche per mettersi in mostra, per cercare di attirare qualche interesse anche sul mercato, perché Ebbene, è una bella vetrina comunque. la E Coppa del Re direi di sì. secondo me alcuni giocatori del Cornellà si sono espressi in maniera più che brillante. Assolutamente, assolutamente, perché comunque non è facile, seppur sia un Barça in difficoltà per tante motivazioni, non entro in merito della notizia uscita ieri dei debiti, perché andremo a parlare di cose che diciamo non ci competono in questa trasmissione, Però però. apriamo una Cioè, parentesi, si parla di 1 miliardo e passa di euro di debiti per il Barcellona, che è una cifra enorme, esorbitante, esorbitante. abbastanza. E comunque sia, diciamo che anche se un Barça in difficoltà, è sempre un Barça formato da gente che ha la nomea, si chiama Antoine Griezmann, si chiama, cito anche i giovani, Pedri Gonzalez, Ousmane Dembélé. Quindi tante, tante veramente facce che dovrebbero giocare, come si suol dire, con la sigaretta in bocca in una competizione del genere e che invece hanno peccato, non tutti, però hanno peccato forse di presunzione. Detto ciò, è stata comunque la possibilità anche di vedere in mostra talenti come possono essere quelli di Conrad, che in 19 minuti, 17 che ha giocato, ha fatto una buonissima prestazione. È un esterno, per chi non lo conoscesse, statunitense, bravo nel saltare l'uomo. Ti dico che personalmente, se devo comparare un ex esterno che è passato da noi e che è cresciuto nella Masia, che è Charles Perez e Conrad, preferisco l'americano perché mi pare più esplosivo e dinamico. Perez l'ho visto molte volte anche al mio stadio, è molto fumoso secondo me. Detto ciò, ribadisco, è una vetrina e sicuramente va dato atto anche ai giocatori più giovani, o comunque cito Ilaix Moriba come ho fatto settimana scorsa, ma anche a quelli come Trincao di mettersi in mostra, cosa che non hanno fatto e non hanno approfittato. Sì, diciamo, non hanno fatto anche per colpa dei veterani che quando sono entrati non hanno, se non ricordo male, poi il primo rigore sbagliato è stato di Pjanic. Pjanic, altro giocatore che è arrivato in un'operazione di scambio di plusvalenze con Arthur, con la Juventus. E onestamente mi sembra evidente che il suo inserimento in squadra finora non sia stato dei migliori, tant'è che Koeman lo fa entrare raramente titolare, forse avrà giocato 2 o 3 partite quest'anno titolare, quando è entrato subentra sempre negli ultimi minuti, quindi dove non può ingranare. È un giocatore che avrebbe anche delle potenzialità, però mi sembra, quando è in campo, mi sembra un po' timido. A me pare che è il discorso del è bravo ma non si applica. Sì, molto probabile. Tecnicamente è molto, secondo me, molto valido, lo sai benissimo che te lo dico da un po' di tempo che per me Pjanic è un buonissimo, un grandissimo giocatore, però allo stesso tempo è sempre quel è bravo ma non si applica. Anche alla Juventus alternava partitoni a Sì, partite dove era tra l'altro fantastico. la Juventus l'hanno provato, soprattutto Allegri l'ha provato in tantissimi ruoli, l'ha provato mezza punta, l'ha provato mezzala, l'ha provato interno di centrocampo, l'ha provato anche mediano, diciamo alla Pirlo davanti alla difesa,
Però lui sembra che renda maggiormente come mezzala, quindi in uno schema di inizio stagione come il 4-2-3-1, secondo me Pjanic non è proprio azzeccatissimo. Magari in un 4-3-3 come sta giocando ultimamente, diciamo nel centro-destra o nel centro-sinistra, potrebbe trovare il suo spazio. Il problema è in quei due ruoli ci sono De Jong attualmente e c'è Pedri. E Busquets nelle ultime partite sembra aver ritrovato un po' più di confidenza, tant'è che ultimamente ha giocato praticamente sempre lui titolare davanti alla Però è difesa. sempre un punto di domanda, io credo, Busquets, perché dimostra di avere grossi limiti tecnici e tattici, Sì, contando seppur lui. che ha giocato con squadre comunque di basso livello, quindi Sì, ultimamente. è paradossale parlare di limiti tecnici e tattici, soprattutto di un giocatore che è sempre stato il cervello di una squadra. Dopo si sa, il momento è quello che è, lui lo sta dimostrando che anche lui ha finito un po' a benzina, però speriamo che continui a rendere così anche in partite più importanti. Comunque, cambiando invece partita e volando su quella dell'Elce, quella ad Elce, personalmente non è una partita che mi è dispiaciuta perché abbiamo mostrato cose interessanti, anche se ci sono state certe occasioni e certi momenti dove sembrava di essere tornati ad essere, scusate la ripetizione, il Barça che fa, crea, ma non vuole concludere. Invece non puoi, soprattutto con queste squadre qua che rischiano di essere insidiose. Poi, se vogliamo parlare di quello che è stato l'errore, parlo di, visto che abbiamo un fotogramma, e se Pietro riesce a mettercelo, quello che è stato uno degli errori più importanti difensivi, che è il passaggio in diagonale di Umtiti con annesso concorso di colpa tra chi era Minghezza e Araujo. Mi sembra Sì, Minghezza però che va incontro al pallone e sbaglia, eccolo lì. qua si rischiava di fare il patatrac totale. Per fortuna, che vediamo il seguente fotogramma, Santo Ter Stegen ancora una volta ci ha salvato No, e ha ecco. fatto una parata disumana, perché questa qua sembra di una facilità incredibile, perché dici, Cioè, cavolo, è spaccata qui, Luca. parata È tranquilla, spaccata. spaccata. È un ballerino, cavolo. È una cosa, questa cosa disarmante. Io non do le colpe, non do tantissime colpe a Rigoni, perché sì, poteva fare di meglio, però Ter Stegen ha fatto una parata, forse una delle più complicate che abbia mai fatto, perché ha fatto tante parate in spaccata così, ma nell'uno contro uno è lanciato a rete. Sono rari i casi, secondo me, quelli in cui si è trovato così in difficoltà e fare questo tipo di cose. Nota nel fotogramma, lui è vero che ci arriva col piede, ma la mano è lì, quindi vuol dire che ha un'elasticità muscolare invidiabile, per arrivare con la mano esattamente dove c'è il piede durante una parata. Quindi, piccola parentesi su Ter Stegen, è un portiere che appartiene alla scuola tedesca. La scuola tedesca negli ultimi anni ha sfoggiato, oltre a Ter Stegen, un altro portiere che per molti è tra i forse primi cinque della storia del calcio, che è Manuel Neuer. Manuel Neuer è un portiere che ha fatto del gioco con i piedi e delle parate stile pallamano hockey la sua caratteristica principale. E Ter Stegen, e anche Leno, se l'hai mai visto giocare, è un altro portiere che ricorda molto Neuer Anche con. lui si è un po' perso, ma secondo me è un buonissimo portiere anche lui. Sì, assolutamente. Alaska, Neuer, diciamo che dopo l'infortunio che ha avuto al piede, che l'ha, diciamo, fatto tribulare un paio d'anni, poi soprattutto l'anno scorso nella Champions, è stato praticamente decisivo. Tant'è che una buona parte di quella Champions è sì di Lewandowski, ma anche e soprattutto sua, che è tornato a livelli
stellari. E Ter Stegen, diciamo, è arrivato alla ribalta mondiale, forse nel periodo sbagliato per quanto riguarda la sua nazionale, perché l'allenatore l'ha sempre preferito, cioè Neuer è sempre stato preferito a Ter Stegen nelle gerarchie della porta, anche se negli ultimi anni forse il nostro Mark avrebbe meritato sicuramente qualche attenzione maggiore. Penso che l'abbia dimostrato anche sul campo, che il livello è stato superiore rispetto a quello di Neuer, seppur Neuer stesso sia un giocatore stellare, come hai detto tu. A tal proposito, la scuola tedesca, secondo me, comunque, sia in porta che anche fuori ha un bacino d'utenza come quello francese che è disarmante e continua a sformare talenti ovunque e dovunque. No, ma proprio tecnicamente lo stile tedesco è proprio un mix di calcio, pallamano e hockey su ghiaccio. Io seguo sporadicamente la pallamano, ma seguo abbastanza attivamente l'hockey su ghiaccio e devo dire la verità che Ter Stegen ha veramente delle movenze da portiere di hockey su ghiaccio. È una cosa incredibile, sia come elasticità muscolare alle gambe, che un'apertura così di gambe non è da tutti, soprattutto per un uomo e per un calciatore. Tu che hai giocato, Luca, puoi confermare che l'elasticità muscolare per un giocatore non è proprio la prima qualità, Ma no, soprattutto al massimo io per al primo esercizio di stretching mi strappavo, quindi nascondevi dietro qualcuno. facevo già male, quindi Poi poi sì. dimmi, dimmi. No, No, vai, io volevo continuare poi con il discorso. volevo concludere il discorso portieri. Secondo me, in questo momento a livello mondiale, il podio, senza dare le posizioni in ordine sparso, per me sono Ter Stegen, Oblak e Alisson. Tu cosa? Io metto sempre Oblak per primo perché dopo averlo visto ancora, cos'erano ormai 5 anni fa, prima volta che andammo al Camp Nou assieme con Sì. l'Atletico di Madrid in Champions, un portiere del genere, secondo me, raramente lo vedi perché Ter Stegen è forte in tutto, è completo, ma ti dà una sicurezza Oblak che è veramente una cosa devastante, cioè ha una sovrastanza, non so se sto parlando correttamente, La rispetto a una supremazia è più corretta, esatto, anche a livello proprio di presenza scenica, chiamiamola così, che rispetto a magari Ter Stegen sovrasta. Poi ovviamente le qualità di uno e dell'altro sono qualcosa di indiscutibile, però io Oblak ho proprio un debole. Dopo quei piedi non è sicuramente il più forte al mondo, però perché anche tra i pali secondo secondo me non ha rivali Oblak. me. Chiudendo il capitolo portieri ed errori difensivi vari, che poi comunque sia tutto sommato il buon Samuel Ives Umtiti, come lo chiama la forza del culé, pagina Instagram, perché ormai fa più modello Sì. che giocatore, Detto anche non il mi è doppio dispiaciuto più di tanto. di Barcellona. Non mi è dispiaciuto così tanto come tutta la linea difensiva, tutto sommato mi è dispiaciuta. Minghezza si dimostra affidabile, tutto sommato in qualità difensive, per quanto riguarda l'offensiva, diciamo che è un'altra cosa, il terzino. Sì, diciamo che rimpiangiamo forse Sergio Roberto, ed è tutto dire. In quell'ottica sì, direi di sì. Poi per quanto riguarda il centrocampo, io penso che sia stato il perno che ha fatto girare la squadra così bene in certi tratti, seppur la vittoria sia stata sofferta, perché l'1-0 c'era fino al 90esimo,
però Pedri De Jong, proprio partita dopo partita, ha dimostrato che la qualità ce l'hai anche se hai 18 o 22 anni, E comunque 23. De Jong continua a incidere anche in zona gol, perché 3 gol e 2 assist nelle ultime 5 partite, se non erro, quindi dati quindi non esattamente. non male, diciamo che stiamo scoprendo, come abbiamo anticipato settimana scorsa, abbiamo avuto la conferma di un De Jong anche lucido in area di rigore, quindi non è da sottovalutare questa cosa, molto molto, è un'arma in più. Sicuramente. Chi invece è un po' discutibile rispetto alle ultime apparizioni, che comunque stava andando bene, perché secondo me stava andando bene, è stato Griezmann, che ha avuto un calo, tutto sommato. Braithwaite continua ad essere quel giocatore che sicuramente non è da Barcellona per livello tecnico, ma che il suo lo fa sempre, e ribadisco, io un debole però Dembélé, secondo me, per lunghi tratti della partita è stata l'arma in più, quello che puntava. Dopo lui perde un sacco di palloni fuori ogni discussione, però è stata l'arma in più che poteva spezzare la bilancia. A volte si incaponisce un po' quando vuole Vuole partire con strafare. il piede, vuole, cioè magari supera un uomo, supera due, invece di scaricare il pallone, vuole superare anche il terzo e puntualmente perde il pallone. Quindi, però, sulle qualità, secondo Lo me, conosciamo, lo conosciamo. esatto. E poi deve riuscire a dare più continuità durante la stessa partita, secondo me, perché a volte inizia bene, fa 2 o 3 spunti bene, poi sparisce magari per 20 minuti, mezz'ora, un'ora e poi risalta fuori alla fine. Diciamo se lui riesce a trovare la continuità nei 90 minuti può diventare veramente un giocatore molto decisivo. Incrociamo le dita, finora a livello fisico sta tenendo molto bene. Eccola. E sta giocando anche con una certa frequenza, anche più partite nella stessa settimana. Buon segno, speriamo che non abbia più problemi fisici gravi come li ha avuti negli scorsi anni, ovviamente non per colpa sua, ma anche molto per sfortuna. Sembra che gli allenamenti vadano bene, che la voglia di allenarsi non manca. Speriamo che passi sempre meno tempo alla PlayStation e un po' più tempo concentrato sul Barcellona. Quello che manca forse adesso per Dembélé è un attimo un po' di concorrenza, perché allo stato attuale la concorrenza non ce l'hai, perché va bene, è entrato Trincao, è entrato male, però siamo sempre lì. Discorso di un giocatore che oggettivamente è poca roba. Tecnicamente pare essere valido, però oltre a fare la stessa giocata che Però ti dico, così. nell'ultima partita con Lecce, comunque un colpo di No, testa, me l'ho detto, l'ho detto. bravissimo il portiere, un altro tiro a giro è stato bravissimo anche lì il portiere. No, ma Nell'ultima te l'ho detto, Davide, però fondamentalmente rimane lì. Non, secondo me non è un giocatore che da Barcellona riesce a fare un salto di qualità. E credo io personalmente che non sia solo soggettiva la cosa, ma è anche un po' oggettiva, è fatica, sì, troppa fatica. all'inizio diciamo gli davi una possibilità in più perché era appena arrivato, doveva entrare un po' negli schemi della squadra. Onestamente, tra diciamo i nuovi arrivi, Pjanic, luce e ombra, però veramente la delusione principale è stata Trincao. Trincao, Cioè, assolutamente. sicuramente l'investimento di 30 milioni al momento è stato completamente toppato, a mio modo di vedere. Condivido pienamente anche. Piccola parentesi, visto che stiamo parlando di Trincao, sui subentrati, se il buon Pietro ci mette l'immagine di una bella sorpresa che continua a essere protagonista, perché è un essere protagonista, Il diamante. il buon diamante, come lo chiama il buon Pietro, Ricky Puig, segna
primo gol tra i professionisti, il primo gol con la maglia del Football Club Barcellona, quindi enhorabuena, come si dice. E, tra l'altro, appena entrato e spunto comunque non indifferente, perché non è facile entrare così poco dalla fine, quanto mancava, se non erro, non è entrato Intanto forse settantesimo, 75esimo, 80esimo, giù di lì. comunque un quarto, il solito quarto d'ora che per lui è già un leccarsi le dita, perché spesso e volentieri gioca 4 minuti a partita. Si è dimostrato pronto, ha anche segnato e può essere un segnale importante. Da notare, non abbiamo il fotogramma, però da notare l'abbraccio collettivo verso il catalano. Significa che tutta la squadra comunque è con lui e credo che Sì, questa sia una cosa. tra l'altro Luca, questo qua va in contrapposizione invece con, e anche qua ahimè non abbiamo pensato a fare il fotogramma, con la faccia di Koeman inquadrato dopo il gol di Ricky Puig. Quindi, cioè, poi ci siamo che Koeman a inizio stagione disse chiaro e tondo a Ricky Puig che non sarebbe rientrato nel progetto di cercarsi un'altra squadra. Ricky In Puig. maniera gentile, se te ne vai fuori dai coglioni, ci fai un favore. Esatto. Ricky Puig, diciamo, è stato molto Grande Pietro, eccolo qua che ti propone. Ci esatto, propone molto l'immagine, la celebrazione. grande, grande. Sono molto contento per lui che se lo meritava un'iniezione di fiducia. Dicevo di Koeman che a inizio stagione aveva praticamente dato il ben servito a Ricky Puig, lui invece da buon barcellonista ha detto no, Decide di restare a lottare. io voglio restare, mi gioco un posto e alla fine la svolta secondo me è stata nella partita contro la Real Sociedad in Supercoppa dove è entrato, siamo arrivati ai rigori e lui ha insistito per tirare il quinto. Quindi grande personalità, ha segnato, diciamo, il grande personaggio di quella partita dopo Ter Stegen è lui in assoluto. Poi è un giocatore che quando comunque è entrato quest'anno, sempre per pochi scampoli di partita, ha sempre fatto vedere buone cose, sia a livello tecnico e sia a livello tattico, perché come diciamo settimana scorsa le qualità ci sono e sono indiscutibili. Ovvio che nel momento. Eccola lì la faccia di Koeman, preciso e quindi. Questa qua è quella Cornelia, questo qua è uno, non mi ricordo chi l'ha postata, però mi sembra la postò sul gruppo Davide, su Barça Fans Italia. E fece ridere questa immagine perché ripresero il fotogramma di Cornelia dove c'è questa faccia di Koeman messa a fianco, che non è tanto differente da quella che ha avuto Esatto, Elche. esatto. Adesso io mi fido di quello che dici te, però la faccia è stata quella lì, Sì, è quello, quello, quello. anche perché Koeman non è che abbia una mimica facciale molto varia, Però quindi scrive sui bigliettini, però scrive sui bigliettini. Questo esatto. c'è dall'altro. Scrive Pizzini, scrive. Non ci copia, però si scrive sui bigliettini. Esatto. E comunque, visto che stiamo parlando di quando ha fatto il salto di qualità Ricky Puig, io ci collego anche con l'Athletic di Bilbao, dove non ha inciso tantissimo, però ha comunque cercato di fare il suo. Mi ricollego all'Athletic di Bilbao, faccio un salto alla settimana prossima, che sarà il nostro prossimo avversario, In quindi in Liga, ovviamente. Dopo parliamo anche del Rayo Vallecano. Anche se una piccola parentesi, perché tutto sommato c'è poco da dire, siccome la conoscenza mia dalla seconda allo stato attuale, siccome non ci gioca il Barça, non è molto ampia. So che è secondo in classifica, però dopo magari parliamo di ciò che possono essere i loro giocatori più incisivi. E per quanto riguarda l'Athletic Bilbao, penso che lo conosciamo tutti. Possono anche, se c'è qualcuno in live che vuole intervenire, dire la propria, a noi fa molto piacere, sicuramente. I giocatori più incisivi si conoscono, Iñaki Williams, Muniain, l'esperienza di Raul Garcia. È comunque una squadra che dimostra continuamente di poter fare grandi cose, ma deve essere convinta delle proprie capacità. È una squadra che personalmente a me
svariate squadre di Liga non mi dispiacciono, nel senso che simpatizzo per l'idea che hanno, ti parlo dell'Athletic di Bilbao, perché ha un'idea che è un'identità che mantiene da tanto tempo, ne abbiamo parlato settimana scorsa, così come per farti un esempio il Betis di Siviglia, perché a me Joaquín mi fa morire da ridere, è un giocatore che a 30, quanti anni ha? 38, continua a incidere, ed è dopo aver visto il proprio stadio, sono della parte verde e bianca di Siviglia piuttosto che quella rojiblanca. E poi è arrivato il Papu che viene dall'Atalanta, quindi puoi capire. Comunque, Esatto. sia, per quanto riguarda comunque l'Atleti di Bilbao, questo è ciò che possiamo dire. È una squadra che è ostica, non è una squadretta sicuramente, anzi, penso che possa mettere i bastoni tra le ruote a tutti. Consideriamo che ieri, Anche dopo l'allenatore 20 Marcelino sta dando una bella impronta, alla squadra. Parliamo anche un attimo di quello che è stato ieri, siccome hanno giocato per l'appunto lunedì sera, sono andati in svantaggio dopo 20 secondi, tra l'altro col gol dell'ex Cucurella, e la partita, dicevi, poteva mettersi in difficoltà, invece no, è finita 5-1 per i Leoni di Bilbao. Quindi non un risultato, diciamo, malvagio, e questo dimostra la forza anche caratteriale che ha questa squadra. Come dici tu, dettata anche da un allenatore che ha cambiato l'identità, ha cambiato il chip, e occhio, occhio a quello che può fare questa squadra. Mi Nicola, ricollego parli lì. sul derby di Milano che vede il Milan avanti di un gol sull'Inter, gol di Zlatan. Segna sempre lui. Comunque mi ricollego, visto che ne stavo parlando prima, dopo ti lascio la parola a te eventualmente, se hai qualcosa da aggiungere, sul Rayo Vallecano, come dicevo prima. Grandi informazioni, non mi sento di darle perché personalmente ho una grossa conoscenza di questa squadra, non ce l'ho. È sempre stata una squadra che comunque naviga tra primera e seconda, quindi è una squadra che sa il fatto suo per quanto riguarda la categoria che va a affrontare, difatti è quarta in classifica davanti a lei, se non sbaglio, all'Espanyol, il Mallorca e l'Almeria. Quindi è una squadra che naviga lì, davanti squadre che teoricamente dovrebbero, come succede nella Serie B italiana, fare il passo velocemente per ritornare in primera. L'Espanyol, pensate che ha tenuto Raúl de Tomás, che faceva la differenza, tutto sommato, nelle squadre di medio-bassa classifica, anche in Liga, quindi figurati cosa può fare in seconda, e anche a Mallorca, che già conosciamo. Tra i propri giocatori più conosciuti, possiamo citare il figlio di Zidane, Luca Zidane, portiere, che è arrivato gratuitamente, mi pare di aver letto, se non ricordo male, giocatore che probabilmente è arrivato lì anche per la nomea. Altri giocatori importanti, diciamo che non ce ne sono tantissimi. C'è il capocannoniere con 6 reti, quindi non è, se parliamo di un girone, non è che sono tantissime. Probabilmente anche una squadra che non segna tantissimo, però c'è sempre da stare attenti perché Anche lì tanti si gol, dietro. prendono anche tanti gol. Io mi sono segnato come giocatori interessanti il loro centrale Alejandro Catena, loro centrale di difesa, un buon centrale, e a centrocampo sicuramente Mario Suarez, Alvaro Garcia e Andrés. Mario Suarez è quello che c'era alla Fiorentina, Atletico Madrid. Mi sembra di sì. Eh È una cifra che gira anche lui, però. sì, probabilmente sì. Chissà se a Vallecas ha trovato magari la sua dimensione. Ricordiamo che Rayo Vallecano, per chi non lo sapesse, è la squadra di Madrid, del quartiere di Vallecas, e quindi potrebbe essere una nota ostica in più, visto che tra Madrid e Catalunya non corre buon sangue. Ricordiamo anche che 2 anni fa, se non erro, vincemmo all'ultimo secondo o minuti finali con Suarez. Mi ricordo un cambio di campo con Suarez che colpisce al volo.
A proposito, ma vuoi commentare la stagione del CAEU all'Atletico Madrid? Allora, andiamo a toccare un tasto dolente perché si sa l'amore sportivo che ho verso questo giocatore. Già dalla prima volta che lo vidi, dopo anche con amici, anzi un amico mi disse: Suarez è una cosa devastante, cioè proprio fuori dal normale. Lui me lo disse a me, cioè prima che io gli commentassi qualsiasi azione, perché chi lo ha potuto ammirare dal vivo penso possa essere concorde nel dire che non fa solo un lavoro offensivo, ma fa un lavoro anche mentale sulla linea difensiva avversaria, piuttosto che anche nei movimenti della squadra devastante. Dopo chiaramente l'età avanza anche per lui. L'ingaggio era pesante perché erano 17 milioni e con la crisi societaria che c'è in atto andava sfoltito. Non così probabilmente, non a gratis. E non Però è io concorrente per la non Liga. mi direi concorrente, però quello è un piccolo dettaglio che preferirei dimenticare. Però personalmente, cioè dopo averlo visto già la prima volta e passando poi quelle che sono state le svariate volte che l'ho visto, una cosa veramente fuori dal normale, lo sta dimostrando anche quest'anno. Se uno segna, segna sempre. Lo sta dimostrando anche Ibrahimovic, che ha 39 anni, continua a segnare a ripetizione in Serie A, in partite decisive, anche in Coppa Italia. Lo dimostra Suarez in Liga. Tra l'altro, che Ibrahimovic fino a qualche anno fa non aveva, perché il suo più grosso punto debole era quello di non segnare nelle partite decisive. Invece, negli ultimi tempi sembra andare un po' in controtendenza. Vero, 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 vero. Tu hai qualcosa da aggiungere sull'Athletic di Bilbao o Guarda, credi abbia detto tutto? ripeto. A me Marcelino mi è sempre piaciuto, l'ho sempre ritenuto uno degli allenatori più bravi, più umili e più talentuosi del calcio spagnolo. Come abbiamo detto settimana scorsa, Esatto. uno dei papabili anche per top team, secondo me. Esatto. Tra l'altro, non vorrei dire cavolate, ma mi sembra che qualche annetto fa anche l'Inter avesse fatto un sondaggio Due per anni fa, mi Marcelino. sembra. Prima Esatto. di Conte, poco prima di Conte doveva arrivare, se non sbaglio. Sì, esatto. E mi ricordo che poi non se ne fece nulla. Anche lì, quello vogliamo. Marcelino c'è da dire che ha accettato di un Athletic Bilbao, che comunque è una società gloriosa in Spagna, ma certamente non così blasonata come altre squadre da cui meriterebbe sicuramente maggiore attenzione. Personalmente gli auguro nel giro È anche giovane tutto sommato. Adesso cerco direttamente in diretta l'età però Marcelino. paradossalmente gli auguro nei prossimi anni di arrivare in qualche top team 55 spagnolo anni. ne dimostra di meno però non gli davo 55 anni. Neanche io a dire la verità. Non è molto A dire la verità. più giovane di Sarri, se vogliamo dirla tutta. È tutto un dire, però ti dico che sinceramente non avrei proprio detto, non avrei proprio detto 55 anni, l'avrei detto molto più giovane. Sì, io gli davo 48-49 anni, onestamente, non 55. Può andare in pensione anche lui. Ciò non toglie che magari un top team spagnolo Potrebbe bussare alla porta. esatto, perché se lo meriterebbe. Io te Allora, l'ho detto, quello che vedrai, le varie panchine che vedrai bene, nel senso, io ho fatto questo in privato, poi lo esponiamo anche qua. Io tipo vedevo bene un Mendy Libar, che secondo me è un allenatore che con una piccola come Leibar riesce a salvarsi tutti gli anni, comunque esprime tutto sommato un gioco per Leibar, chiaramente, per la realtà che è, per lo stadio in cui giocano, perché Ipurua è comunque piccolo. È come quegli stadi di provincia in cui vai a giocare e
e lotti sempre, e lui ha trasformato Ipurua in un fortino, o comunque uno stadio dove vai sempre a giocare col coltello tra i denti. Può anche essere il Real Madrid delle tre Champions consecutive, può anche essere il Barcellona del triplete, ma tu là a Ipurua ci vai col coltello tra i denti. E Mendy Libar io per l'appunto lo vedevo bene in un Atletico di Madrid, post Cholo Simeone, perché è uno che, una squadra che deve battagliare e lottare, può fare il suo. Marcelino, se vogliamo parlare di possibili top club se dovessero tornare alla rivalsa, io ti direi, nello stato attuale, al Valencia c'è già stato e c'è anche soffiato una coppa, però un Valencia di quelli che è sempre stato lì davanti, o anche un Siviglia, cioè una squadra che esprime un gioco e che comunque abbia un'identità. E secondo me anche potrebbe andare bene anche all'estero, in squadre che hanno bisogno di un'identità e che in questo momento non ce l'hanno. Ti faccio un esempio, il Manchester United, squadra storica, perché a livello di blasone penso che come lo United ce ne siano poche, i Red Devils siano una delle realtà, con Milan, con Barcellona, come altre realtà come queste, ad aver bisogno di un'identità. Preso il primo nome che mi è venuto in mente, può essere papabile per l'allenatore spagnolo. Però sono curioso di vedere nei prossimi anni cosa verrà fuori. Anche perché, parlando di questo, come ti ho detto, Mendy Libar, il Cholo non è infinito. Il Cholo si stuferà anche prima o poi di quello che è l'ambiente A meno colchonista. che non diventa il Ferguson di Madrid e magari sta a diventare, anche perché adesso no, sarà già lì da 7-8 anni, penso. Sì, assolutamente, sì. Si è tolto delle belle soddisfazioni, è arrivato a un passo dalla Coppa dei Campioni. Ottimo, a me non piace come il gioco che esprime, però Vabbè, come quella è mentalità. Come mentalità che riesce a inculcare nei giocatori, pochi al mondo, sono così. Sì. Poi assolutamente, assolutamente. in panchina è un po' troppo clown, passami questo termine. Non è composto, elegante come altri allenatori. In panchina si lascia andare un po' troppo. Secondo me ad atteggiamenti un po' da provinciale, un po' da Quello sì, quello sì. un Però po' fuori. sicuramente non va a dire Maresca sei sempre tu, Maresca sei sempre tu. Ah, beh, però Piccola parentesi. aveva fatto anche dei gesti verso il pubblico, Ricordo. cose non Comunque, carine. parlando di allenatori, visto che cerchiamo collegamenti con tutto, parlando di allenatori, mi collego a un allenatore che secondo me sta facendo bene da ormai 3 anni. E vediamo se indovini di chi sto parlando di collegamenti. 3 anni che sta. No, Garcia Pimienta. Ah, però. Garcia Pimienta, perché il Barça B continua ad ingranare con una rosa che tutto sommato è giovane, perché è una rosa giovane e continua ad esserlo, come è giusto che sia, perché io ricordo una rosa che logorò e l'ascenso con giocatori come Perea, che adesso ci ha giocato contro col Cadice, Fali, Dani Romera, Gumpau, Marlon, tutta gente che comunque per il Barça Bira vecchia, tra virgolette, perché Fali aveva già allora 23 anni e non era un canterano. Ce n'erano tanti di questo tipo. Dopo c'erano due che erano fuori dal normale ed erano i più giovani, Marco Correa e Charles Alegna. Però Garcia Pimienta con un organico e comunque giovane, fatto anche da tanti del Juvenil, sta facendo molto molto bene. Io sono sempre stato dalla parte di questo allenatore che a me personalmente piace ed è sempre piaciuto. Intanto dopo rispondiamo anche al Pietro e salutiamo Danilo, che è nostro primo fan. Forse è il più Dai, vai Luca. Dobbiamo crearcelo, dobbiamo. Esatto.
Comunque sia, la sia pimenta, per l'appunto poi parlo dell'organico, è uno della casa, è uno che è sempre stato dell'idea del Barça, e intendo di gioco, e la continua fortunatamente a portare avanti. Parlo del Barça B che, come ho detto, è terzo in classifica, ha vinto anche sabato, domenica, 2-1 contro lo Lot, golasso di Jandro Orellana, centrocampista, e dopo se non sbaglio 8 gol. Nota dolente, è un terzino della Juvenil che io ho visto in 2 occasioni, se non erro, una col Barça B, mi pare, e l'altra in Youth League, che Sergi Rosanas si è fatto male inizio anno ed ha avuto una ricaduta, o comunque si è rifatto male un'altra volta domenica. La partita è durata 5 minuti, è entrato e si è fatto male. Si è visto un Però po' di roba. è un talento che secondo me può far bene, perché a paragone ti posso dire, non saprei descriverti bene, però mi ricorda un po', diciamo, Carvajal. Fisicamente è ben stagno, ha corsa, ha gamba, anche difensivamente c'è con la testa, personalità. Mi piace, spero e gli auguro una pronta guarigione, e spero che si riprenda appunto per questo. Dopo sul Barça B, talenti ne ha, e Sì. speriamo che quest'anno sia l'anno giusto per Io e te qualche partita al mini, Anani. al vecchio mini l'abbiamo vista, e di Garcia Pimienta uno si ricorda sicuramente una cosa: i pugni che tira la panchina ogni volta che qualcosa non va. È una roba, ha una carica addosso quell'uomo lì che metà basta. Voci dicono che abbiano buttato giù il mini stadi perché i pugni che ha dato hanno creato degli scossoni all'interno della grada che Probabilmente ha chiamato lui a demolirlo, l'hanno fatto prima. Grande. Adesso rispondiamo un attimo alla domanda che ci ha posto il Pere, e ci ricolleghiamo a uno degli ultimi punti che andiamo a toccare, che è quello riguardante il girone di ritorno di Champions, la partita di ritorno di Champions. Per quanto riguarda io come la vedo, come ho detto settimana scorsa, tutto è possibile, nulla è infattibile, però chiaramente partono favoriti, perché il PSG anno dopo anno, spendendo all'infinito, comunque sta trovando forse la sua strada, e da una squadra che ha talenti cristallini davanti, a un centrocampo che comunque anno dopo anno è diventato sempre più in costruzione, e tutto sommato un buon centrocampo, forse la pecca rimane sempre la difesa. Tanto qua vediamo il gol di Jandro Orellana, non male la punizia, vediamolo. Esatto. Ma che bello. Opla! Ha tolto la ragnatela, eh? Sì. Ma che bello. Bel piedino, eh? Anche lui interessante, giovane interessante. Quanti anni ha, Oriana? È del 2001, se non erro. Ah, buona. Giovane anche lui, ma ha già tante presenze nel B. Comunque stavo dicendo, forse il punto debole di quello che è il PSG è la difesa in sé. Bernat, buon terzino, però a livello centrale secondo me ci sono abbastanza pecche, perché Kimpembe io non ci vedo nulla di speciale. E poi cos'è a destra? Gioca Kurzawa o adesso Florenzi? Cioè, Che ci ha fatto gol da metà campo, eh. mi ha detto tutto. Questo è quello che penso io, penso che Davide condivida l'idea. Sì, allora io penso che sicuramente nel turno di Champions partiamo sfavoriti, ma prima di tutto per un fatto oggettivo, perché il PSG ha vinto il suo girone e noi siamo arrivati secondi. Quindi già per quello partiamo sfavoriti, è un dato di fatto. E poi per come stiamo giocando, cioè nelle partite chiave quest'anno non è che abbiamo brillato. Vedi il primo classico, vedi la
la finale di Supercoppa Spagnola, il turno di Coppa del Re, dove con una squadra di seconda B abbiamo praticamente fatto una mezza figuraccia. Quindi questa qua è una squadra, noi siamo una squadra che siamo capaci di tutto e del contrario di tutto. Quindi è vero che il pallone è rotondo, nel calcio può succedere di tutto, però credo che alla fine i veri valori oggettivi saltino fuori. Adesso io non voglio gufare perché ovviamente spero che passeremo noi, però bisogna guardare in faccia la realtà, è un anno difficile sotto tutti i punti di vista e diciamo che le possibilità di passare secondo me sono molto poche. Vero, vero. Sono pienamente d'accordo, pienamente, pienamente d'accordo. Ci colleghiamo con l'ultimo argomento che vorremmo trattare, ricollegandoci a quello che può essere l'ottica Champions League, passaggio di consegne da Frankie Lampard a Thomas Tuchel, anche lui un allenatore che tutto sommato mi dispiace, vedremo cosa fa. In ottica europea non ci sono stati grandissimi movimenti perché lo stato attuale sta facendo molto mercato le piccole. Io ti parlo di quello che sto vedendo perché vedo, per esempio, sto guardando la Serie A, quello che succede. Magari il Brescia si prende qualcuno, ma non prende nessuno, vende solo. Grossi movimenti, ribadisco. Non ci possono citare perché secondo me è ancora presto, perché di solito aspettano tutti l'ultimo giorno, perché sai, l'ultimo giorno di saldi di solito vai a fare spese, prima no, più bello. E No, quindi come dovrò aspettare già settimana successiva? oggi Catalunya Radio dava come trattativa del Barça José Gaia, terzino sinistro del Valencia, Molto forte. sì, che anche a me piace molto. Viene considerato uno dei pochi giocatori che potrebbe competere con Jordi Alba nella supremazia in quella fascia, e sembrerebbe che l'offerta del Barcellona potrebbe 15 milioni, no? 15 milioni più variabili. Diciamo che Se riuscisse a prendere Gaia, considerando anche la crisi che sta affrontando Valencia da qualche anno, svendendo più o meno i giocatori, ricordiamo Dani Parejo, Coquelin, chi che sia, portare a casa 15 milioni, 20 milioni, 25 milioni, Gaia, leccarsi le dita. sì. Considerando anche che il buon Jordi Alba ieri ha rilasciato una dichiarazione che ha fatto molto discutere. Praticamente lui ha dichiarato che si ritiene uno dei giocatori più odiati nel panorama calcistico. E sono d'accordo. Adesso non si capisce se dai compagni, dagli addetti al lavoro, dai tifosi, però è una dichiarazione che un pochino è un fulmine a ciel sereno. Jordi, secondo me, quest'anno non sta passando la sua migliore stagione, anche lui, diciamo, va a corrente alternata. Vediamo, perché secondo me lui è un altro di quei giocatori che magari con la nuova presidenza e nuovi giocatori o l'eventuale addio di Messi potrebbe anche cambiare casacca. Tu cosa pensi? Penso in maniera uguale. Condivido pienamente. Aspetteremo fine dell'anno, soffriremo fino a fine dell'anno. Sì, anche perché secondo me tutto girerà intorno sia al nuovo presidente e sia alla situazione di Messi, perché un eventuale addio di Messi potrebbe scatenare un domino, una reazione a catena nel mercato internazionale che sarebbe sconvolgente, sia per noi e sia per molte squadre in Europa. Assolutamente. Assolutamente.
Vedremo, vedremo, vedremo. Cosa succederà? Non Sì, lo so. esatto, e nessuno lo Ci sa. provo a sapere. Sicuramente bisognerà vedere anche alcuni giocatori, tipo Umtiti, che non è più un giocatore di calcio dal Mondiale del 2018, che lo ha visto vincitore, poi ha avuto un problema al ginocchio, lui si è rifiutato di operarsi come gli aveva consigliato la società. E alla fine il suo rendimento è andato veramente scemando. Tra Ah, sì. l'altro adesso ha una linea che fa invidiare quella del Gabibbo, perché in certi fermi immagini si vede una pancia da Big Mac abbastanza importante. A livello di calcistico, no, Umtiti è a dir poco imbarazzante, sia a livello tecnico sia a livello fisico. Sono d'accordo. Poi se non ti alleni bene, non hai la testa per fare il calciatore, va a finire che fai le cavolate che hai fatto contro l'Elche e poi devi ringraziare Sante Asteghen che ti ha salvato la partita, perché se lì prendi il gol, poi non so come va a finire quella partita lì. Non la vedevo bene, no. Esatto. Comunque, buon Davide, dobbiamo salutare i nostri ospiti, i nostri Assolutamente. telespettatori. Lasciamo la linea a Giusy e grazie di essere passato. Ci Salutiamo vediamo tutti. settimana prossima. Buona trasmissione e ciao a tutti. Se la Barça es al Millocaya, olele, olala, se la Barça es al Millocaya, olele, olala, se la Barça es al Millocaya, olele, olala, se la Barça es al Millocaya. Olele, olala, se la Barça es al millón caer.